sono arrivati tre giocatori nuovi, Rafa Marin che è un ragazzo di buona prospettiva, un giovane, lo stesso per quello che riguarda Alessandro, buongiorno, arriva dal Torino, ma anche lui è un ragazzo molto giovane, quindi i prospetti che ci auguriamo possano essere per anni le colonne del Napoli. E poi è inevitabile che si ragiona anche sul presente, sul discorso comunque dell'immediatezza, di cercare di migliorare quello che si è fatto l'anno scorso, e c'è stata una grande occasione per Spinazzola, per Leo, e l'abbiamo colta. Ecco, quindi diciamo che fin adesso stiamo facendo un mercato giusto, il mercato che deve fare il Napoli, e poi vediamo. Sicuramente un po' di delusione quando parlavano dell'anno scorso, l'ho intervista nei loro occhi, quindi e questa è una cosa positiva, perché significa che l'hanno sentita. Ecco. Io penso che la cosa più difficile in assoluto sia stata quella di riallineare oggi il club affinché torni ad essere protagonista il club, e poi c'è tutto il resto. Per ciò che riguarda Vitor, stiamo parlando di un professionista, prima di tutto stiamo parlando di un eccellente calciatore, sotto tutti i punti di vista, stiamo parlando di un top player. Stiamo parlando di un calciatore che io ci ho parlato, e Vitor sa benissimo, no? Che tipo di... quello che ho detto anche in presentazione, non è cambiato assolutamente niente, questo che sia chiaro. Detto questo, Vitor è un calciatore del Napoli. Lui sa benissimo che se un calciatore del Napoli deve lavorare, deve avere il giusto atteggiamento, tutto quello che lui ha fatto in passato lo deve fare con me, anche se magari c'è questo tipo di accordo che ancora non sappiamo come andrà a finire. Quindi io ho trovato un ragazzo molto disponibile, un ragazzo col sorriso, un ragazzo che ha voglia di lavorare. Quindi per me, quando ci sono poi queste situazioni, quello che avverrà dopo è tutto relativo, conta il presente, conta oggi pomeriggio che ci alleneremo di nuovo, conterà il giusto atteggiamento che ognuno di loro avrà durante l'allenamento, nel rapporto con i compagni, nel rapporto con me, con lo staff e col club.